giocatori dell'Atletico Madrid che forse sanno che non hanno incontrato il Leicester che potevano incontrare qualche mese fa, anche se poi Leicester è vero, in Champions League ha sempre dato il 100%. Hanno incontrato un Leicester, passatemi il termine, coi controcoglioni e quindi saranno cazzi amari al ritorno. Comunque stavo pensando, sto vedendo anche i vari premi in denaro che ci stanno dando. È ovvio che non bastano mai, per rientrare nel budget di un acquisto, ad esempio. Però è anche vero che aiutano, ed è fondamentale vincere partite, passare turni anche per questo motivo, ragazzi. Oltre che dal punto di vista sportivo, come sapete, quest'anno c'è questa novità e quindi è giusto anche tenerla bene a mente e considerarla e sfruttarla. Comunque il prossimo impegno, dopo quello ovviamente contro il Liverpool, sarà sempre contro il Crystal Palace. È importante guardare partita per partita senza concentrarci sulla classifica, perché lo sappiamo ragazzi, la classifica in Premier fortunatamente è molto corta. Basta mettere buoni risultati uno dopo l'altro e poi vediamo che succede. Intanto concentriamoci sulla squadra di Klopp. Vincerle tutte è praticamente impossibile, fare del nostro meglio però è più che possibile. Abbiamo dimostrato carattere, per la prima volta forse nella nostra avventura sulla panchina dei Foxes, proprio contro il Liverpool, rimontando una partita che sembrava persa sotto 3-1, finita poi 3-3. Oggi, nel lunch match della 25esima giornata, il Leicester vuole continuare a volare e a sognare un posto in Europa. Mendy la gira per la Drinkwater, c'è cioè al limite Slimani. Che poi la gira nuovamente per il 4, fino in fondo, Drinkwater! L'ha presa Karius! C'è una Musa, sempre nello spazio per Slimani, riparte Musa, fino in fondo, Musa! E questa volta Matip a immolarsi. Morgan, è nettamente più lento Morgan, ma vuole tenere di fisico, ha tenuto male però questa volta, e poi Ziller, sempre Ziller, ha sradicato il pallone dai piedi di Sturridge. La squadra di Marconi è quella di Klopp, ma attenzione a Wijnaldum, al limite, sul destro, poi dentro per Berton! Liverpool in vantaggio allo scadere del primo tempo con il numero 8 che ha trovato tra l'altro anche un bel gol. Complimenti a Liverpool con l'affondo, l'assolo di Wijnaldum che poi è andato dentro. Un vantaggio che non è neanche del tutto meritato. Oh, Leicester che dovrà trovare il gol del pareggio il prima possibile per poi andare anche a vincere questa partita, perché dal punto di vista della prestazione le Foxes hanno fatto benissimo. Oh, poi rientra sul sinistro Mané, sempre contro Hut, trova spazio per il cross, la mette e arriva il 2-0 di Dembélé, che è entrato al posto dell'autore del gol dell'1-0. È incredibile, entra dalla panchina e fa 2-0. Adesso si può mettere male per il Leicester, che per carità all'andata ha rimontato due gol a Liverpool, l'ultima volta ha vinto 2-1 al 94esimo andando sotto in casa. Insomma, il Leicester le sa rimontare le partite, ma 0-2 è complicato. Non è finita, perché c'è ancora Firmino. Occhio a Firmino, rientra Firmino tutto da solo. Ziller tiene a galla il Leicester e attenzione che questa parata può cambiare la partita. Perché fosse entrato questo pallone, sarebbe stato KO il Leicester. Solo, occhio a Villalba che si accentra ancora. Musa a sostegno, palla per Ahmed, in area di rigore, Ahmed fino in fondo, non ci credo, l'ha presa proprio Dembélé. 86 in corso, 0-2, sembra finita. Il Leicester prova da calcio d'angolo, c'è dentro anche Ziller, palla per Mendy. Vuole andare Nampalis Mendy, che resiste, poi Drinkwater, non c'è nessuno che può scaricare il destro. Forse Alexandro con il sinistro da lì. Alexandro Karius. 0-2 al King Power Stadium. Il Liverpool, ragazzi, si è meritato questa vittoria. Arrivavano sempre primi sul pallone nel secondo tempo, Questo è vero. Questo ha dimostrato che Leicester per oggi, stranamente, per come lo conosciamo, non ha avuto carattere. Non ha avuto carattere di rientrare in partita. Troppo arrendevoli su ogni pallone. Alexandro è entrato e non è mai entrato in partita. Motiva Leicester City. Ragazzi, svegli. Andiamo a distruggere il Crystal Palace perché siamo molto più forti. E poi dobbiamo distruggere anche l'Hull City. Serve più consapevolezza dei propri mezzi a questa squadra. Perché ogni tanto cade, entra infortunio. Cioè, manca solo l'infortunio allenamento. Si sono rotti tutti. Pure il fortino allenamento, chi è che si è rotto? Dai, 6 mesi, scommetti, 7 giorni, menti. Ci si mette di tutto, di tutto, di tutto. E vabbè. Comunque, signore e signori, in casa contro il Crystal Palace ho detto già troppe cose. E allora, andiamo in campo. Dentro per Schmeichel. Schmeichel, palla dentro per Sakho, al centro c'è Benteke, Rugani ha rimontato Sakho e poi fa fallo. Calcio di rigore per il Crystal Palace.
Errore di Rugani. Niente che. E c'è il gol. C'è il gol. Anche se aveva intuito Ziller, non è stato sicuro, però nel tuffo si è tuffato malissimo Ziller. L'ho rivisto adesso, si è tuffato malissimo. 1-0 Crystal Palace. Non è molto bene col controllo a seguire. Attenzione al brasiliano, fino in fondo. Alessandro, giù, calcio di rigore questo. Calcio di rigore, calcio di rigore. E già. Marez. L'arco. Poi Marez verso Zuma. Calcio di rigore ancora per il Leicester. Questa volta forse per un fallo di mano. Riparte Marez, che cambia lato, il portiere no, il pareggio dell'Leicester, 1-1. Prendere qui Zuma, Sakho passa in qualche modo, poi il sinistro splendido e Match si è divorato la palla del 2-1, questo è un gol mangiato. L'ho visto Slimani, palla al limite per Pellegrini, da lì può anche calciare, il destro di Pellegrini sul fondo di un nulla. Leicester, Villalba, sempre a tagliare il campo. Poi Double Brighton, che aspetta ancora Villalba, lo manda in porta, Villalba, Villalba, Villalba! Sul fondo calcio d'angolo, il salvataggio clamoroso di manda andava, Villalba che ha preso la porta ragazzi. Ma la partita è finita e il Leicester, da quello che so io, dovrebbe passare al turno successivo, a meno che non ci siano i tempi supplementari. Vediamo un po', vediamo un po'. Riprendi. E quindi niente, in FA Cup c'è il regolamento a parte, perché non esistono neanche i gol in trasferta. Chiama palla Musa dalla parte opposta, Villalba la porta, dentro poi per Drinkwater, grande idea di Villalba, Drinkwater lo aspetta ancora, poi non lo serve più, poi prova a recuperare e ci riesce. Capucca, largo per Musa, poi Villalba di prima, cercava Drinkwater, chiuso, poi Drinkwater se la riprende, Slimani sinistro, manda da in... No, neanche in calcio d'angolo, la palla resta lì, e allora Vesino allontana. Si andrà ai calci di rigore. Leicester ha perso la prima gara ufficiale dell'anno ai calci di rigore contro il Manchester United. E adesso, per testimoniare che è tutta un'altra storia, avrà un'altra possibilità. Perché la squadra che passerà al quarto di finale dell'Emirates FA Cup tra Leicester e Crystal Palace si deciderà dal dischetto. Il primo è Slimani. Speriamo bene, ma Mandanda ha prese tutte in partita. E para anche questa. E para anche questa. Slimani ha calciato comunque molto bene. Cabaye si ferma, tira. Rete sotto l'incrocio dei pali. Adesso ragazzi però concentrati, non possiamo sbagliare. Pronto Musa. Vai Ahmed. Musa! No vabbè, Mandanda di nuovo. Non è possibile. Non doveva finire così questa partita. Non doveva finire così questa partita. Raddoppio di Remy. Non doveva finire così questa partita. Parte Zuma. Ragazzi. Ragazzi, è assurdo. Parazile. Ragazzi, è assurdo. Voglio il Brighton, che però comunque potrebbe essere inutile perché parte Sakho, ancora Ziller e allora Villalba. Gol di Villalba, ragazzi, siamo 2-2. Za in corsa lunghissima, parte Za. Ziller! Il Leicester è vivo! Il Leicester è vivo, signori! Il Leicester è vivo, signori! Alessandro la mette dentro! Il Leicester è vivo, signori! Il Leicester è vivo! Attenzione a Delaney! Ziller ha parato 3 rigori di fila! Il capitano del Crystal Palace! Con il sinistro! Rincorsa lunga! Delaney! Ziller! Ziller! Ci credo, non è vero, Ziller ha fatto un'impresa storica, Ziller trascina ai quarti di finale il Leicester City, io non ci credo,
Io non ci credo! Non è possibile! Non è vero! Non ho parole! Il Leicester si qualifica nel modo più rocambolesco, clamoroso, incredibile che ci poteva capitare. Uno, non sega. Due, mezzanotte, andiamo a dormire, domani andiamo a scuola. Tu non puoi capire che è successo. Mettila da far coglione, no? No, amore, quasi vieni tutto qua. Tutto sudato, ma che cazzo? No, vieni qua! No, vieni, corri! Allora? No, non da niente, non sai che è successo. Magari voi qui sotto nei commenti aggiungete altro, perché io, ragazzi, veramente non ho parole. Cioè, poco fa l'avete pure visto, è entrato mio zio, cioè. Che gioco strano, posso dire solamente questo, che gioco strano il calcio. Però il destino ha voluto che il Leicester si qualificasse ai quarti di FA Cup. Quindi, signori, io vi invito a lasciare un like perché mi sembra il minimo. Anche perché ormai il Leicester è pazzo, io non so più come apostrofare questa squadra. Poi, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Io ho il sorriso da ebete, penso, fino all'anno prossimo. Perché veramente, cioè, quando alleni queste squadre ti fomenti, che dici non è possibile. Cioè, veramente è una squadra che può fare di tutto, in negativo e in positivo. Vi invito a passare dai miei social, ragazzi, perché è un po' che non ve lo dico. Facebook, Instagram e Telegram li trovate qui sotto in descrizione. Ci tengo, ragazzi, soprattutto Telegram, perché praticamente io ho sia un canale che un gruppo su Telegram. E che magari mi metto qui ai lati, se ce la faccio, sarò tipo piccolissimo in questo momento. Che praticamente uso per darvi varie informazioni. Anche l'altra sera il video ha ritardato a uscire per vari problemi, ho detto tutto lì, ho discusso anche se sul caricarlo alle 11 o il giorno dopo. Quindi veramente, ragazzi, voi entrate nei vari gruppi, canali eccetera, perché famo anche bordello oltretutto. Però comunque noi ci becchiamo nei prossimi video. Un bacione, bella.